Le immagini delle attività e delle manifestazioni condensate nel video realizzato da Livia Di Schino, l'assemblea regionale organizzativa della CISL Umbria, riunitasi a Villa Montegranelli di Gubbio in una sorta di giro di boa in vista dell'incontro nazionale programmato a Roma per il 5 e 6 dicembre. Oltre 200 associati tra dirigenti, delegati e ospiti hanno preso parte all'appuntamento dal titolo Partecipazione e Territorio. Non un semplice slogan, ma un vero e proprio imperativo per la Confederazione Sindacale, che dai singoli territori vuole ripartire, per mettere al centro le esigenze degli abitanti, creando un sempre maggiore e più attivo coinvolgimento. Il tutto per guidare il cambiamento in un periodo di profonde trasformazioni economiche, politiche e sociali. Per CISL va ricalibrata l'attenzione e quindi l'azione sulle politiche organizzative, rimettendo al centro la persona, l'autonomia, la contrattazione e soprattutto il lavoro, diventato dopo la pandemia sempre più povero in un e in tutta Italia. Nonostante ci sia stato un trend di crescita dell'occupazione, ma non c'è stato un aumento eh, consistente per quanto riguarda il PIL, quindi sta a significare che nella nostra regione registriamo sempre di più un lavoro povero. Quindi questo va rafforzato con secondo noi dalla proposta che fa la nostra organizzazione, da una parte a livello nazionale rendendo strutturale il taglio del cuneo fiscale. Nella nostra regione dobbiamo lavorare tutti quanti insieme con le associazioni datoriali per aumentare la ehm, contrattazione di secondo livello rendendola detassata e quindi in modo tale da incrementare le retribuzioni già povere dei lavoratori. Eh. Oggi noi registriamo una situazione di grande difficoltà dove comunque si sta allargando la forbice anche del disagio sociale, mentre prima della pandemia avevamo un disagio che era prettamente economico per le persone che non avevano un posto di lavoro, dopo la pandemia abbiamo scoperto che si è poveri anche lavorando e quindi che cosa rivendichiamo? Rivendichiamo un contratto stabile che sia ben contrattualizzato e soprattutto sicuro, perché anche la sicurezza diventa un elemento determinante per la nostra Regione. Purtroppo siamo anche qui maglia nera per quanto riguarda le morti bianche e gli infortuni in percentuale rispetto alla forza lavoro. Questa è una proposta che noi facciamo, ma soprattutto noi vogliamo avviare una seria concertazione con tutte le parti sociali per ridisegnare un nuovo modello di sviluppo della nostra regione. Dobbiamo cogliere queste opportunità che ci vengono date oggi dall'Europa, che sono i fondi del PNRR, e soprattutto creare, rendere strutturale anche una politica sociale che non deve solo rincorrere le emergenze, ma che deve essere strutturale e che deve comunque tenere in conto delle situazioni che comunque oggi stiamo sempre più registrando. Molto spesso ci dicono che non ci sono le disponibilità, oggi le disponibilità ci sono perché la misura 5 del PNR va in questa direzione, bisogna avere il coraggio di affrontarlo perché se noi creiamo una coesione sociale forte possiamo far ripartire anche la nostra regione. Il tema delle disuguaglianze lavorative, per Manzotti, investe anche le questioni legate allo spopolamento, alla denatalità e alla fuga dei giovani. Questioni su cui, per il segretario, è necessario intervenire subito. Noi dobbiamo frenare questa emorragia perché. L'Umbria dal punto di vista della formazione professionale è una regione che è abbastanza importante, solo che i nostri giovani, il 70% dei nostri giovani che trovano lavoro in Umbria svolgono una mansione inferiore rispetto al proprio percorso professionale di studi. Quindi sta a significare che comunque l'Umbria purtroppo ancora oggi ha un lavoro povero e quindi dobbiamo innalzare il livello e soprattutto creare quella forte coesione e una filiera per rendere sempre più attrattive le piccole e medie imprese che oggi fanno fatica a competere nel mercato sempre più globalizzato. Certo, le politiche restrittive dell'Europa e sul, sul discorso del, del, della finanza stanno mettendo in difficoltà molte imprese della nostra regione. Dopo la relazione di Manzotti, l'Assemblea ha visto susseguirsi gli interventi dei rappresentanti della segreteria regionale della CISL con Riccardo Marcelli, Simona Garofano, Gianluca Giorgi, introdotti dal coordinatore per l'area sindacale territoriale dell'Alto Tevere, Antonello Paccavia. Tutti hanno sottolineato la necessità di puntare sempre di più e a tutti i livelli sul capitale umano, ponendo la massima attenzione alla sicurezza sui luoghi sul lavoro e alla sostenibilità di una transizione economica e ambientale che sia anche anche sociale in cui nessuno rimanga indietro. A concludere i lavori è stato il segretario nazionale della Cisl Giorgio Graziani che ha posto l'attenzione sulla manovra finanziaria, sulla tutela delle pensioni e sul salario minimo dopo l'approvazione del documento finale da parte del Cnel. Va meglio compreso come mai c'è un'emergenza salariale in questo, in questo paese, come noi dobbiamo costruire insieme alla contrattazione una politica dei redditi che faccia alzare gli stipendi delle persone e soprattutto come, è scritto anche nel documento del, del, del CNEL, si debba rispondere a quelle che sono le condizioni di lavoro povero che non incontrano esclusivamente l'esigenza di dell'introduzione di eh, un aumento salariale, ma incontrano una condizione anche di eh, rapporti lavorativi irregolari o forzati o addi addirittura una condizione sociale che li mette in una condizione di disagio. Ecco, da questo punto di vista credo che noi ci riconosciamo ampiamente nel documento approvato, lo abbiamo condiviso, pensiamo che il ragionare non su una cifra fissa, ma nel rilancio della contrattazione sia proprio la condizione centrale e base per risolvere questo problema. Certo, andrebbero rinnovati a scadenza i contratti collettivi nazionali di lavoro a partire da quelli pubblici. Lo Stato non è un grande datore di lavoro in questo senso, perché sono scaduti i contratti e se non si rinnova una scadenza di sicuro non si dà risposta alla difesa del potere d'acquisto, al di là della cifra, per cui da questo punto di vista noi crediamo che ci sia assolutamente l'idea e soprattutto un piano d'azione, bisogno di un piano d'azione in cui al centro le parti sociali, le relazioni sindacali, le relazioni industriali, patti anche con, uh, con uh, il governo perché possa esprimere leggi a sostegno per rispondere a un'emergenza salariale che è ancora oggi un elemento tra molto critico in questo Paese. Speriamo che il governo risponda tra stim agli stimoli della proposta del CNEL e dia strumenti immediati per dare questo tipo di risposta. Abbiamo bisogno di un sindacato che si adegui, che sia capace di rispondere in maniera complessiva o con i propri servizi eh, che riesce ad offrire in maniera strutturata o con la presenza nei luoghi di lavoro o con la presenza nelle comunità territoriali che sia efficace e competente per dare le risposte ai bisogni. È chiaro che da questo punto di vista... La prima cosa che dobbiamo fare è, dentro l'interlocuzione sociale, dentro l'interlocuzione con le aziende, rispondere, rispondere con quelle che sono le azioni che si possono mettere in campo. E prima di tutto è contrastare il lavoro irregolare, contrastare quelle che sono le condizioni davvero di disagio lavorativo o quei rapporti di lavoro precari, nella precarietà, nella insicurezza. Salute e sicurezza sul lavoro sono elementi di grandissima, di grandissima emergenza e le condizioni sociali delle, delle famiglie attraverso anche rapporti di part time involontario, condizioni di lavoro eh, complicate, hanno bisogno di risposte complessive. Lo dicevamo prima, la contrattazione è l'elemento eh, centrale, si può fare contrattazione sociale con eh, i comuni, con la regione e da questo punto di vista sappiamo bene che in questa regione... Niente è semplice, però nello stesso tempo c'è una relazione, c'è la possibilità di interloquire, come stiamo facendo in tutto il paese dobbiamo essere sempre più incisivi, sempre più efficaci.